voi la linea. È un furto clamoroso, uno sfregio alla memoria delle vittime della Shoah. Nella notte è stato rubato il cartello con la famigerata e tragica scritta "Il lavoro rende liberi" all'ingresso di quello che fu il campo di sterminio nazista di Auschwitz. Secondo quanto riferito dalla polizia polacca, il cartello è stato svitato da una parte e strappato dall'altra. Le forze di sicurezza hanno avviato le indagini, ma al momento non ci sono sospetti. Si possono rubare dei segni, ma questo delitto unico nella storia non si può cancellare, ha detto ai nostri microfoni Nedo Fiano, scrittore, uno dei sopravvissuti italiani alla detenzione nel campo di concentramento nazista di Auschwitz dal maggio del 1944 alla liberazione dell'11 aprile del 1945. Un pericoloso prurito che invece di essere prodotto da una modesta indigestione può preludere a qualcosa di molto più serio. Comunque Auschwitz non si può rubare, si possono rubare dei segni, ma insomma questo delitto unico nella storia non si può cancellare. Perché lei parla di un segno premonitore? Premonitore, perché questo vedo che si accompagna ad altri segnali ugualmente squallidi e per certi aspetti anche, non voglio dire insignificanti, perché significano qualcosa, che c'è qualcosa sotto le ceneri che brucia, io non lo so, ma insomma bisogna stare in guardia, perché il nemico terribile evidentemente non è del tutto finito. Si vede che questo mondo ha bisogno di avere degli stimoli, deve svegliarsi la gente, non è una cosa accaduta e non accadrà più, quello che è accaduto si può riprodurre su altre, su delle pelli del colore diverso, con capelli diversi, con vestiti diversi, siamo ancora minacciati.